50. Del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Per le sorelle, questa Santa Messa ricordiamo in modo particolare i frati benefattori, parenti e defunti, e preghiamo anche per la pace, il dialogo ecumenico ed interreligioso nello spirito di Assisi. All'inizio di questa celebrazione riconosciamoci bisognosi della misericordia del Signore chiedendo il perdono dei nostri peccati. Signore, che non sei venuto a condannare ma a perdonare, Kyrie eleison. Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito, Christe eleison. Signore, che perdoni molto a chi molto ama, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Padre, che nella Pasqua del tuo Figlio hai ristabilito l'uomo alla dignità perduta e gli hai dato la speranza della risurrezione, fa che accogliamo nell'amore il mistero celebrato ogni anno nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni si levò il sommo sacerdote con tutti quelli della sua parte, cioè la setta dei Sadducei, pieni di gelosia, e presi gli apostoli, li gettarono nella prigione pubblica. Ma durante la notte, un angelo del Signore aprì le porte del carcere, li condusse fuori e disse: «Andate e proclamate al popolo nel Tempio tutte queste parole di vita». Udito questo, entrarono nel Tempio sul far del giorno e si misero a insegnare. Quando arrivò il sommo sacerdote con quelli della sua parte, convocarono il Sinedrio, cioè tutto il Senato dei figli di Israele. Mandarono quindi a prelevare gli apostoli nella prigione, ma gli inservienti, giunti sul posto, non li trovarono nel carcere e tornarono a riferire: «Abbiamo trovato la prigione scrupolosamente sbarrata
e le guardie che stavano davanti alle porte, ma quando abbiamo aperto non vi abbiamo trovato nessuno. Udite queste parole, il comandante delle guardie del Tempio e i capi dei sacerdoti si domandarono perplessi al loro riguardo che cosa fosse successo. E in quel momento arrivò un tale a riferire loro: ecco, gli uomini che avete messo in carcere si trovano nel Tempio a insegnare al popolo. Allora il comandante uscì con gli inservienti e li condusse via, ma senza violenza, per timore di essere lapidati dal popolo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il povero grida e il Signore lo ascolta. Il povero grida e il Signore lo ascolta. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Il povero grida e il Signore lo ascolta. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, e da ogni mia paura mi ha liberato. Il povero grida e il Signore lo ascolta. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. Il povero grida e il Signore lo ascolta. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore, beato l'uomo che in Lui si rifugia. Il povero grida e il Signore lo ascolta. Perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Alleluia, alleluia, lodate il Signore. Alleluia, alleluia, lodate il Signore. Signore sia con voi. E con voi il vostro spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio.
Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Cari fratelli e sorelle, nella liturgia di oggi ascoltiamo l'ultima parte del dialogo di Gesù con Nicodemo. E nella prima parte abbiamo sentito che quello che il Maestro annuncia riguarda la nuova vita che ci sarà data dallo Spirito Santo e la morte di Gesù in croce. Il progetto di Dio è uno solo, quello di amarci per salvarci attraverso il sacrificio della croce del suo Figlio unigenito. Con totale gratuità Dio ha mostrato al mondo sino a che punto lo ha. L'Apostolo Paolo, consapevole di ciò che esclama, dice queste parole: siamo stati comprati a caro prezzo. Ora l'affermazione che tutto ciò avviene affinché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna suggerisce all'Evangelista alcune considerazioni circa il ruolo di Cristo. Egli ci rivela l'amore del Padre per il mondo, quindi è venuto per salvare e non per condannare. Il Signore così ricorda a Nicodemo che le nostre azioni influiscono sulla nostra capacità di riconoscere Dio quanto passa nella nostra vita. Inoltre, Gesù sottolinea che le buone azioni ci avvicinano alla luce di Dio e che quelle cattive ci spingono nelle tenebre. Le nostre azioni influiscono nella nostra relazione con Dio, anzi da esse dipende la dipendenza dei nostri occhi e la nostra sensibilità nel riconoscere. Quello che dobbiamo vedere è che il Signore è sempre presente e che tanto ha amato il mondo da dare suo Figlio per noi. È compito di ognuno di noi saperlo riconoscere. Gesù oggi ci indica qual è il nostro compito, è quello di sforzarci con le buone opere di mantenere limpidi gli occhi per poter riconoscere con gioia la tenerezza dell'amore di Dio per ciascuno di noi. Chiediamo al Signore perché possa la nostra vita raccontare il nostro amore, la nostra cura, la nostra custodia verso il Signore. Fratelli e sorelle carissime, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre Onnipotente, che ha risuscitato dai morti il Cristo suo Figlio, e imploriamo pace e salvezza per i vivi e per i defunti. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
Ascoltaci, o Signore. Per i fratelli che hanno fatto parte della nostra famiglia religiosa e che il Signore ha chiamati a sé, perché siano ammessi nella gioia e nella luce dei santi, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per le anime dei nostri parenti e di tutti coloro che ci hanno fatto del bene, perché il Signore conceda il premio alle loro fatiche, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti i fedeli che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, perché il Signore li accolga nella luce del suo volto, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i nostri fratelli che sono nel dolore, perché il Signore li aiuti e li consoli, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. La tua misericordia, Padre, raggiunga tutti i popoli della terra segnati dalla guerra, perché il dono della pace, che scaturisce dal crocifisso risorto, giunga al cuore di ogni uomo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi qui raccolti nella fede di Cristo, perché il Signore ci riunisca nel suo regno glorioso, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Signore, la nostra preghiera sia di aiuto alle anime dei fedeli defunti, la tua misericordia conceda loro il perdono dei peccati e li renda partecipi della tua redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. 56. Ci hai resi partecipi della tua natura divina, dona a noi che abbiamo conosciuto la tua verità di testimoniarla con una degna condotta di vita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Per mezzo di Lui rinascono a vita nuova i figli della luce, e si aprono ai credenti le porte del Regno dei Cieli. In Lui morto e redenta la nostra morte, in Lui risorto tutta la vita risorge. Per questo mistero
nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi canta senza fine l'inno della tua gloria. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.